se faz o Grande Prix, pelo amor de Deus, tanto de capela, veramente, com o clima que tudo corre, se pode andar avanti. Negli anni 43-44, dopo guerra, che doveva uscire la processione, qui c'è il Partito Comunista. Allora si suonava la marcia reale quando uscì il crocifisso. Sono dei comunisti che volevano attaccare, e attaccarono a gran potenza, forte, che poi intervenne un plotone di carabinieri che stava qui sopra, al principe, e gli fece una bella carica. Ricordo che la festa del crocifisso, un tempo, tanti anni fa, aveva un significato profondo di gioia, di attesa e di gioia. La festa del crocifisso è stata sempre una festa buona, innominata, perciò questa tradizione speriamo che la mantengano. Facevo knigge. Perché era il crocifisso, è giusto? La maggior parte, conigli e agnello, quello era il crocifisso. Se facciamo i fornelli, se resteva la carne, se resteva le ghiamarelle, la salsiccia. Un anno fecero l'ombrello giapponese in piazza Santa Croce. Il pranzo, a casa, la carne, l'arrostito. Tutto bene. La tradizione, il crocifisso, ci porta in tutte le case a fare il calzone, donna cipolla e via. E il coniglio prima si faceva ripieno. Questa festa del crocifisso era sentita in tutta la Puglia e addirittura mettevano i treni speciali. Un ragù con i famigli poveri, un ragù, cioè come mi fa? La pasta con il ragù e poi la carne. Poi come devo dire, la frutta. Mo si faccio l'antipasto qui, ma non stiamo l'antipasto. E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo e un oceano di pace nascerà. E l'egoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo e Dio che bagna verso amore. Il ruolo dei laici attualmente, proprio dall'ultimo discorso che il Papa ci ha fatto per l'Assemblea Internazionale dell'Azione Cattolica, è di essere non soltanto collaboratori ma corresponsabili della vita della comunità cristiana. Corresponsabili vuol dire che se lavori nella Chiesa ne hai il diritto, se annunci il Vangelo ne hai il dovere e quindi spetta a te, senza aver delega da nessuno ma soltanto da Gesù Cristo, quello di impegnarti nella vita per farla diventare una espressione del Vangelo di sempre. Sono contento che abbiate come centro della vostra devozione il crocifisso, perché soltanto contemplando la croce noi riusciamo a capire il senso della vita. Soltanto passando attraverso la sofferenza che conclude nella gloria e non nella morte, noi possiamo respirare un'aria di speranza per tutti gli uomini di questo mondo. Di Franco Ferrovecchio, uno dei più rilevanti artisti a cui Paolo ha dato la cittadinanza, che prematuramente scomparso 4 anni fa, possiamo dire che è stato innanzitutto uno sperimentatore imperterrito. Ha sperimentato nella pittura ma soprattutto nella grafica. Dal 1970 ha optato per l'informale e da allora si è dedicato a ricercare le modalità per esprimere i suoi temi. I temi sono legati alla nostra terra.
i problemi del nostro sud, la sete atavica della nostra Puglia, i problemi dei contadini, l'occupazione delle terre. La sua è una tematica fortemente impregnata di problemi e di una tensione etico-civile. Tra i grandi artisti esposti in questa bella chiesa di San Domenico figura il grande maestro Matteo Masiello, con una campionatura molto significativa delle sue opere. Maestro, ritorna a fare in qualche modo? Sempre, ben volentieri, perché qua Paolo mi ha visto nascere, qua ho trascorso i primi anni dell'infanzia e quindi è ovvio che il ritorno a Paolo è sempre piacevole. Quali temi si sta occupando in modo particolare? Allora, io ho avuto diverse esperienze pittoriche nella mia lunga carriera. Iniziai con la neofigurazione, poi ebbi una breve parentesi di nuova maniera e poi infine e attualmente sto operando nel campo del postmodern. Attualmente io sto lavorando su una tematica che riguarda la vita di forse della più grande mente scientifica della storia, che è Estero Majorana, e quindi mi auguro, è una tela piuttosto grande, mi auguro di avere la forza di portarla a compimento. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. We'll be right back.
nell'ambito delle manifestazioni riguardanti i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso qui a Palo del Colle, abbiamo il piacere di presentare in questa mostra l'anima, le forme, l'informe, opere del grande maestro professore Pino Conte, un maestro di chiara fama internazionale. Nativo di Palo, come dicevo, è nato nel 1915 e dopo le prime esperienze è stato notato dal maestro scultore Sabatelli, che l'ha voluto portare poi a Roma. Tema dominante della sua produzione artistica è chiaramente la donna. La donna che viene osservata e rappresentata sotto diversi aspetti. Quelle che qui osserviamo sono opere che provengono da privati cittadini palesi e che comunque testimoniano, seppur in modo incompleto, la pregnanza, la validità del suo messaggio artistico. Opere sono importanti, che danno valore anche al paese, alle cose, ai santi medici. Li ho fatti con amore, tutte le cose, i miei lavori, anche la borsetta di San Rocco era proprio tutta sgualcita, antichissima, e l'ho lavorato con l'argento. Invece i colletti hanno 45 anni e ho lavorato con loro, vero oro. Io ho un corso alla Libera Università, noi andiamo a Napoli, a Giovinazzo, però in Palo del Colle ci voleva una scuola di ricamare in oro ed è molto importante, solo le mie figlie sanno questi segreti, abbiamo lavorato. In occasione della festa patronale di Palo, del Santissimo Crocifisso, mi è stata offerta questa possibilità di esporre queste mie, come dire, fantasie, queste mie creazioni. Io sono un artista artigiano, mi piace molto
mi piace molto la Puglia, sono innamorato della Puglia e quindi a livello presepiale ho realizzato già da molti anni un presepe che, come potete notare, insomma, rappresenta in pieno la Puglia con i suoi trulli. Quindi, come dico in un messaggio che espongo al pubblico, mi sono permesso un sogno, quello di far nascere il Cristo nella nostra terra in questi trulli che con i loro pinnacoli sembrano quasi cercare l'abbraccio di Dio. E poi mi diletto a fare queste creazioni che sono nel 90% dei casi proprio un riciclaggio del legno, del vetro. E poi, essendo di origine salentina, mi piace molto lavorare con la cartapesta.